La Roma stasera si gioca tutto, è veramente la partita dell'anno. E ci arriva in una situazione di estremo disagio, sull'onda di un derby catastrofico e presa in un ambiente in rivolta che vede nell'allenatore Di Francesco e nel direttore sportivo Monchi i responsabili di quello che, come d'abitudine di una piazza unica nell'estremizzare nel bene e nel male, viene definito uno sfacelo. Di Francesco sicuramente ha delle colpe, non è riuscito a dare una veste tattica stabile a questa rosa, nonostante abbia provato diverse soluzioni, derogando anche dal suo fido 4-3-3. In più, non ha costruito delle certezze psicologiche, perché la Roma spesso inizia la partita male, vedi gol presi presto sia con la Lazio che con il Frosinone, e in tante situazioni non riesce a reagire alle difficoltà. Anche Monchi probabilmente ha fatto un errore, perché se lui avesse costruito questa squadra in Spagna, il suo background, il campionato in cui ha fatto esperienza e ha vinto tantissimo, probabilmente avrebbe risultati molto più brillanti e sarebbe ancora stracelebrato, perché dalle sue parti si gioca un calcio più aperto, più arioso, più offensivo, mentre l'Italia non è un mondo così incantato, si gioca molto più sull'avversario piuttosto che pensare di proporre qualcosa. E allora la differenza non la fa, come in Spagna, principalmente il tasso tecnico. In Italia è così, non è detto che un tasso tecnico migliore porti per forza di cose a risultati migliori. Però quello che possiamo trarre dai numeri, che sono l'unica cosa certa nella scienza più inesatta che ci sia, ovvero il calcio, è che la situazione, questo sfacelo, questa squadra smontata da Monchi e assolutamente sgonfiata da Di Francesco, forse non è in questo tipo di situazione, forse la realtà non è questa. È vero, i numeri non possono predire il futuro, però fotografano inequivocabilmente quello che è successo fino ad oggi. E allora la realtà dei numeri ci dice che la Roma, prima del calcio d'inizio, della partita di Oporto, la partita dell'anno, è messa esattamente come era messa un anno fa. Guardate bene, io non difendo nessuno né tantomeno attacco, semplicemente riporto dei dati. E i dati cosa ci dicono? Che la Roma dopo 26 partite della scorsa Serie A era esattamente nella stessa posizione, al quinto posto. Aveva 6 punti in più perché aveva vinto 3 partite in più, però anche il Napoli aveva 13 punti in più, la Lazio a parità di partite giocate ne aveva 8 in più, per cui è un campionato diverso, non si possono più di tanto paragonare. Il problema non è neanche quello dei gol fatti, l'anno scorso erano 9 in meno, nonostante Dzeko ne avesse realizzati 4 in più, 11 contro 7, quest'anno c'è stata l'esplosione della novità Zaniolo, c'è stata anche una certezza in più, come El Shaarawy, che ha segnato 4 reti in più rispetto al campionato scorso. Il problema è dietro, la differenza sono 15 gol subiti. E in questo caso io non credo che si possa dare una colpa alle tattiche di Di Francesco, perché andate a rivedervi i gol subiti dalla Roma in questa stagione, sono quasi tutti colpa di clamorosi errori individuali, marcature completamente fuori fase, movimenti sbagliati, letture errate, queste sono cose incontrastabili per un allenatore. Il principale elemento di discordanza sta in porta, l'anno scorso la Roma aveva uno dei 5-6 migliori portieri al mondo, quest'anno semplicemente a Olsen, un buon portiere che spesso ti salva delle situazioni ma ogni tanto concede. In più c'è un Fassio completamente irriconoscibile, però il vero elemento cardine del pacchetto arretrato della Roma è Kostas Manolas. Anche in questo caso un dato inequivocabile: Manolas ha saltato 5 partite in questo campionato. In queste 5 partite la Roma ha fatto solo 4 punti, ha perso con Spal, Udinese e Lazio e una sola volta ha tenuto la porta chiusa contro il Chievo, il peggior attacco della Serie A. Manolas è uno dei 4 giocatori fondamentali di questa squadra che sono, tra enormi virgolette, i responsabili del momento. Un altro è Dzeko, che fin qui ha segnato fra Serie A e Champions League 12 gol, quindi solo 2 fondamentalmente in meno dell'anno scorso, però li ha distribuiti in 7 partite, quando nella stagione passata li aveva messi a segno in 11. Questo fa tanta differenza. Un altro che sta facendo tanta differenza in negativo, e capiamo perché, è Under. Under che nel 2018 ha dato un cambio di passo impressionante a se stesso e alla squadra, segnando 14 gol e fornendo 8 assist, ma nel 2019 non ha ancora giocato una partita causa infortunio. Un infortunio non può essere una colpa, così come colpevole è l'aggettivo più sbagliato da poter apporre a Daniele De Rossi, il capitano assoluto di questa squadra, il principe condottiero, che però fisiologicamente si sta un po' arrendendo al passare del tempo e quindi non può essere più un punto di riferimento continuato senza che si intraveda un erede della sua dimensione all'orizzonte. Tutto questo per dire che la Roma arriva alla partita dell'anno sicuramente in condizioni precarie, ma
probabilmente i principali responsabili non sono il suo allenatore e il suo direttore sportivo, e quantomeno la fredda realtà dei numeri ci dice che arriva a Oporto nelle stesse condizioni della scorsa stagione. Stasera però farà tutta la differenza del mondo.